È tutto pronto, scendono in campo le squadre. I padroni di casa, il Virtus Ciampino, affronteranno gli FB5 Team. Verrelli, percussione centrale, allarga per Carrullo. Adesso il pallone arriva dietro per Lucentini. Carrullo riesce ad andarsene con un numero, poi prova a servire la compagna. Rimette il pallone dentro, traversa riga. Carrullo vicinissimo al gol del vantaggio per il Virtus Ciampino. Virtus adesso che prova ad attaccare sulla sinistra, dove Lucentini riesce a giocarla dietro. La conclusione a rimorchio tentata da parte del numero 18 Verrelli. Palla da dietro, adesso occhio al pallone che passa, c'è Carullo che lo recupera. Carullo, Carullo, zona tiro, prova, tiro murato, fallo laterale battuto dentro. De Angelis appoggia il pallone dietro, adesso per Centola, Segarelli 1-2, ancora Segarelli, la conclusione in porta e il gol del vantaggio per il Virtus Ciampino, siglato da Segarelli. Di Ventura la gioca dietro, Segarelli. Segarelli la scucchiaia avanti, l'uscita provvidenziale di Canu. Adesso il Virtus Ciampino attacca, bella palla sulla sinistra. Si ferma, appoggia al rimorchio il tiro, che parata da parte di Canu, incredibile. Calcio d'angolo battuto proprio da Verrelli, la conclusione alta da parte di Lucentini, tiro molto potente. Batte Verrelli, cerca Carullo che gliela ridà. Verrelli, il pallone schizza, arriva a De Luna. De Luna Isuola se la sposta. De Luna ancora. Trova il pallone per Lucentini. La conclusione doppia. E poi la parata di Canu. Battuta proprio per Fursi. La conclusione e la risposta un'altra volta di Canu. Sta facendo una grandissima partita. Carullo. Fursi la gira, palla ancora dentro, ottimo lo scambio, la conclusione, il gol del numero 18 Verrelli. Carullo batte, la gioca dietro per Lucentini, bella palla lunga di nuovo, di ritorno per Lucentini, la conclusione e la parata di Canu, che si sta veramente superando oggi. De Angelis, Centola, Segarelli, allarga di nuovo per Carullo, Carullo per Segarelli, gliela ridà sulla destra, la conclusione sull'esterno di Carullo. Battuta, palla per De Angelis, prova il tiro in porta e la deviazione vincente che porta sul 3-0 il Virtus Ciampino. Di Ventura, secondi alla fine del primo tempo. Pallone giocato dietro, adesso cerca spazi. Di Ventura sbaglia, perde palla su Spoletini. La gioca dietro, avventuroso. Si parte da Canu, controllo non preciso di Spoletini, pallone messo dentro. E arriva il gol del 4-0, firmato De Luna. Spoletini gioca sulla sinistra, la rivuole, prova questo lancio lungo, uscita del portiere e la fine del primo tempo.
4-0 il parziale per i padroni di casa. È tutto pronto per la ripresa, parziale di 4-0 per il Virtus Ciampino. Proprio i padroni di casa in possesso di palla adesso, dopo aver battuto. La copre di fisico Furzo, adesso Verrelli. Ritorna indietro da Lucentini. Allarga su per Furzi, che riesce a passare sulla destra, mette il pallone dentro. Questa è una deviazione di qualcuno. Fatto sta che il Virtus Ciampino segna il gol del 5-0. Lucentini, avanti, il colpo di tacco a servire proprio Lucentini. Ottima uscita da parte di Canu. Virtus che ancora prova a spingere, non ha intenzione di fermarsi adesso. Perde però palla qui, Moretti la recupera. E poi De Angelis, allarga su Centola. Centola ce l'ha sul mancino, prova la conclusione proprio di Mancino, la risposta di Canu. Si è appresa a battere il calcio di punizione Spoletini per l'FB5. Parte Spoletini direttamente in porta, la risposta decisiva di Asaro. Palla sulla destra, giocata centralmente, De Angelis a spazio, la finta, si ferma, la gioca dietro a Centola. Preferisce gestire il pallone, ancora De Angelis. De Luna sulla destra, prova l'imbucata, non va, adesso sì, De Santis si gira. Trova il varco perfetto per Carullo, ci deve mettere la mano Canu per evitare il gol del 6-0. Centola, bella palla per De Luna, la tiene, prova a girarsi, cerca lo spazio per calciare, poi la gioca sulla destra dove Carullo combatte, ancora De Luna, zona tiro, lo prova di mancino, Murato poi di destro, Murato ancora una volta, Carullo. Cercano spazi per arrivare alla conclusione, bella palla per De Luna che insacca, gol del 6-0 per il Virtus Ciampino. Palla lunga, Verrelli allarga per Segarelli che non spreca l'occasione e sigla il gol del 7-0. Palla per Di Ventura. Allarga Lucentini. Furzi. Possesso palla sulla sinistra, prova la giocata, il pallone rimane lì. Giocato dietro, Di Ventura, ottimo controllo, la conclusione! E la risposta del portiere numero 12. Si tratta di Guzzino. Un via lungo. Che l'FB5 ha scoperto la conclusione e un'altra risposta da parte di Guzzino. Verrelli, Furzi, ancora Verrelli sulla destra, gioca dietro a Lucentini, fase di impostazione, adesso il Virtus Ciampino, Furzi per Verrelli, cerca di nuovo la compagna, poi ci ripensa e trova la conclusione in porta e trova l'ottima parata di Guzzino. Pallone recuperato dal Virtus, adesso allargato su De Luna, che parata da parte di Guzzino, un'altra ottima parata. Carullo. Carullo cerca lo spazio per il tiro, lo trova adesso contropiede dell'FB5, fermato sul nascere. Il pallone dentro, la conclusione a rete del numero 11, ancora De Luna dunque, firma il gol dell'8-0. Dilaga il Virtus Ciampino.
Ultimi secondi di partita, De Luna recupera questo pallone, lo allarga sulla sinistra, dove Centola prova la doppia conclusione e trova la doppia risposta di Guzzino. Incredibile partita del secondo portiere dell'FB5, adesso applaudito da tutto lo stadio. 3 secondi al termine ormai, la battuta dentro, pallone esce e finisce qui la partita. Risultato finale di 8-0 per il Virtus Ciampino.